Non è una moda, ma un'ondata, quasi uno tsunami. È finito il tempo in cui chi inforcava la bicicletta lo faceva per necessità, per amore o perché spinto da un'intima vocazione alla fatica. Complici la pandemia e l'avvento della bici elettrica, adesso salgono quasi tutti in sella. Per capire com'è composto questo nuovo popolo del pedale, cosa va cercando e cosa provoca, iniziamo la nostra esplorazione partendo dal Monte Bar, un luogo unico che calamita tutti i tipi di ciclisti. Buongiorno, da dove veni? Gambarogna. Ah, da Gambarogna veni fa il Monte Bar? Ma sì. Come mai? Perché è bellissimo. Tu la fai spesso? Abbastanza. Anche in pausa pranzo al lavoro? Heute bin ich. Oggi sono partito da Corticiasca verso Bidogno. Adesso salgo alla Capanna Monte Bar, bevo un cappuccino e poi torno. Cappuccino trinken. Ah ja. Und dann zurück. Und ich bin sein Trainer. E io sono il suo allenatore, ma con la bici elettrica. Oh, buongiorno Gastone. Ciao. Come stai? Bene. Anche oggi sul Monte Bar. Ormai la mia sortita di tutti i giorni. Ma quanti anni ha Gastone? Fra 4 mesi, 88. Meraviglioso. E così. E l'elisir di lunga vita è il Monte Bar. Monte Baro. Non sono lontano dalle 1000 salite. Ma Gastone, dimmi. Venendo tutti i giorni qui al Monte Bar, sì, tutte le stagioni, ha notato che negli ultimi mesi c'è stato forte aumento di ciclisti? Tantissimi, tantissimi. Io sono un po' abituato a contare le persone che salgono, che scendono. La domenica è incredibile, fino a 150 persone. È la strada trafficata. Trafficatissima. In certi momenti quasi troppo. Ora la lascio andare. Buon, buona giornata, saluto, buona continuazione. Ciao, Ci vediamo poi. Ciao, ciao. C'è uno con la bici da corsa. Vediamo di raggiungerlo. Perché questa è anche una meta per i ciclisti da bici da corsa. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Ma noi bene, lei? Sono molto cotto. Ah sì, da dove viene? Dunque, io vengo da Cernobbio, per l'esattezza. Ah, Lago di Como. Sì, Lago di Como. Ho portato la macchina lì, vengo da Milano, ho lasciato la macchina. Per venire da Milano ad affrontare questa salita vuol dire che ha qualcosa di particolare. Assolutamente. Raramente ho incontrato una salita così bella, ma non sto scherzando, Io sono arrivato, se continuo a parlare. Siamo in affanno. Siamo... Bene, la ringrazio. Prego. Buona gita. Salendo raggiungiamo un gruppetto di ragazzi con la maglia del Velo Club Monte Tamaro. Veri competitori dunque, ma ci sorprende vederli su una bici elettrica. Oggi sì, perché c'è la cugina che ha appena preso la bici e abbiamo fatto un giro di gruppo. Esatto. Ah, allora sentiamo anche la cugina. Bici elettrica, nuova fiammante. Sì, la sto usando in sostituzione con questa causa del Covid per non usare troppi mezzi pubblici con troppa gente. E quindi la utilizzo per andare a lavorare o fare passeggiate o andare in città. E quindi la uso un po' come sostituzione a tutto il resto, anche alla macchina. Tra la miriade di occasionali pedalatori della domenica, a sorpresa incontriamo anche Filippo Colombo, il nostro campione della mountain bike, in piena preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. Ciao Filippo! Ciao! Anche un olimpionico oggi sul Monte Bar. Sì, è qui uno dei posti preferiti per allenarmi. Ah, anche per te? Sì, è una salita perfetta, poi la vista fa sempre piacere quando si arriva qua. Ma in questi anni hai notato un aumento dei ciclisti con la mountain bike, con tutti i tipi di bici?
Sì, in dubbio, soprattutto con l'avvento delle bici elettriche. Il nostro territorio spesso per molte persone prima era poco accessibile perché necessitava una condizione fisica davvero notevole e adesso è bello vedere divertirsi dal ragazzino fino al pensionato con anche queste bici elettriche. È già da qualche anno che si va in bici elettrica. Quindi fa dei giri lunghi anche, non solo come oggi la salita qui. Anche delle vacanze dove si va esclusivamente in bici. Ah sì? Invece tu non hai problemi di ricarica? Per il momento no, mi piace proprio lo sforzo, la salita, un po' sfidarmi. Comunque uno sfogo dopo una giornata, anche magari la sera, andare in bici, la domenica. Sono delle domeniche dove le biciclette sono anche tra i tavoli, sono ovunque, la gente viene, si organizza e vuole comunque fare questo percorso che è panoramico, o se no vengono anche dopo il lavoro verso le 5, le 6 di sera, prendono la bicicletta, arrivano su, fanno l'aperitivo, poi tornano giù tranquillamente. E poi appena prepariamo il caffè glielo porto. Perfetto, grazie. Un po' una filosofia, perché la gente dopo aver fatto fatica arriva qua, ha già l'adrenalina, le endorfine a mille ed è già contenta. Allora quando arriva basta salutarla bene, essere gentili, avere una buona accoglienza e già abbiamo vinto. Almeno il 60% di chi si ferma in capanna è munito di bicicletta. Recentemente il Monte Bari, infatti, è diventato l'imperdibile crocevia di uno dei più attrattivi tracciati per mountain bike della Svizzera, il numero 66 di Svizzera Mobile, che dal Monte Bre, passando dal San Lucio, in più giorni e più tappe, permette di arrivare fino a Ponte Tresa. Da quando è stato realizzato, attira numerosissimi gruppi di bikers da tutta la Svizzera. Siamo partiti ieri da Lugano. Con la funicolare siamo saliti al Monte Bre. Poi abbiamo dormito alla capanna San Lucio. Adesso non vedo l'ora di affrontare la discesa. Giriamo dietro al Monte Bar e poi torniamo a Lugano. Ticino Turismo ha investito molto per le mountain bike. Le infrastrutture sono molto buone. Questo percorso 66 è davvero bellissimo, ben segnalato. Siamo contenti anche perché siamo accolti bene e anche questo è importante. Chi arriva quassù con la bici elettrica sa che da qui non ripartirà con le batterie scariche. Se ho fatto qui? Sara, che motore hai? È della Bosch. Ah, va benissimo. Sì, appoggia allora, la cuve. Allora, posso metterlo qui perché la presa di qui, quindi devi per forza... Abbiamo appena installato un nuovo trasformatore. Ma non solo. A disposizione dei ciclisti ci sono anche una piccola officina e un distributore di camere ad aria. Tom, mi senti? Sì. Allora, stanno scendendo per venire a prendervi Simo e Frank. Perfetto. Abbiamo già ordinato la polenta per voi. Molto bene. Vittorio è una guida che proviene dal canton Lucerna. Oggi accompagna un gruppo di 10 bikers alla scoperta del famoso Giro 66. Mentre aspetta due suoi clienti che dal San Lucio in poi sono rimasti senza batteria, ci traccia un quadro della situazione. Beh, io da più da 20 anni faccio questo lavoro, prima senza motore e adesso con la bici elettrica. E con il Covid la richiesta è esplosa. Abbiamo venduto tantissime bici, io lavoro anche in un bike shop. E vuol dire che la gente adesso nel tempo libero fa mountain bike. Diventa proprio un sport come il calcio quasi, no? Vuol dire che le strutture devono prepararsi per questo modo di fare mountain bike.
Questo è un bellissimo esempio come si deve fare. Eccoli, stanno arrivando. L'altra guida. Super Tom! Super Tom senza batteria. Su questo alto. Fa vedere i tuoi polpacci. Sono morti. È stata dura, è stata dura. Perché non avevate più batteria, quindi bisognava spingere. E cosa manca ancora in Ticino per dare il massimo, il meglio a chi come voi viene dalla Svizzera tedesca? Allora, dobbiamo sapere una cosa. Il Ticino, la topografia, e le colline e le montagne sono spesso molto ripidi e i sentieri spesso sono proprio, non per tutti, sono abbastanza tecnici. Diciamo, è anche il bello, no? Trovare dei percorsi così, però con questo modo non si attira, per esempio, come a San Moritz. E nel Grigiuno hanno fatto proprio dei percorsi molto puliti, limpidi, diciamo, senza grandi rocce, allora un numero più grande di persone la possono usare. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sono venuto per prendere i vostri bagagli. Così ve li porterò ad Altdorf e stasera li troverete in hotel. Siamo a Wesen, sulle idilliache sponde del Valensee. Un'agenzia specializzata ritira i bagagli di un gruppo di vallesani che ha deciso di attraversare la Svizzera in bicicletta. Un tipo di vacanza che sta riscuotendo un enorme successo. Abbiamo tanti clienti che si spostano in tutta la Svizzera. E ultimamente sono aumentati questi clienti? Sì, molto. Io lavoro in questa firma da 3 anni e c'è stata sempre una crescita esponenziale perché la gente ama andare in bici. Oggi penso siano in totale una decina di gruppi, sempre 2-3 persone, però dipende dalle giornate. Ci sono giorni in cui ho anche una ventina, 25 bagagli da prendere. Ho scaricato tutti i percorsi del nostro itinerario. Oggi è la terza tappa, Wesen, Altdorf, e poi ecco tutto il percorso. Come vi siete organizzati? Ho semplicemente cercato su internet se c'erano delle agenzie che offrivano questo servizio per poter viaggiare leggeri, attraversare il paese senza bagagli e di tappa in tappa. Allora, on y va. Andiamo. Je vous suis. Noi abbiamo detto quale percorso volevamo. Ce ne sono alcuni più vicini a noi, altri meno. Poi abbiamo scelto quanti chilometri volevamo fare al giorno, i dislivelli, il numero di giorni, e ci hanno organizzato tutto à la carte. À la carte. Le due coppie di ciclisti vallesani che seguiamo durante questa loro particolare vacanza sono partite dal lago di Costanza e vogliono raggiungere le rive del Lemano in 7 tappe. Oggi partono in direzione del Passo del Clausen per arrivare ad Altdorf dopo 80 chilometri. Nei 2 giorni precedenti hanno scoperto una Svizzera che non conoscevano. La regione del Toggenburgo è davvero magnifica. Il secondo giorno abbiamo attraversato tutto il Toggenburgo, poi l'Appenzello ieri. Eravamo sui contrafforti del Sentis, è stato stupendo. Scopriamo la Svizzera. Non eravamo mai passati da qui. Fate molte vacanze così. E facciamo tutte così adesso, tutte così. Certo, è bello. Partite leggeri. Sì, pedaliamo normalmente, come quando usciamo da casa per fare 3 ore di bici. Così adesso noi partiamo tutti i giorni per una pedalata. E questo è il bello.
E gli hotel sono buoni. Ma questa mattina la colazione non era molto buona. Onestamente, nei primi due hotel abbiamo avuto le colazioni super. Questa mattina era davvero misera. On est mal tombé, j'ai vu. No, je l'ai dit. A gauche. Ma tutte queste deviazioni sono segnalate sul computerino? No, non ci sono qui. Ho memorizzato il tracciato, ma non è complicato, siamo in una valle. Poi seguiamo il percorso di Svizzera Mobile, praticamente indicato dappertutto. Gauche. Poi improvvisiamo un po'. Ma vi fermate a mangiare durante il percorso? Ci fermiamo al mattino per un caffè, ma poi mangiamo alla fine della tappa. Ah, d'accordo, solo alla fine, quindi. Eh sì, se ti fermi non riparti più. Siete in forma, vi siete allenati per fare questo giro. Sì, sì, certamente. Quanti chilometri avete fatto? Io quest'anno 2000. Quindi due o tre volte alla settimana? Sì, sì, più i corsi di spinning. È meglio arrivare allenati. Ah, certamente, è meglio. Inizia il passo del Klausen che porta dal canton Glarona a quello di Uri. Steve e Fabrice partono ventre a terra, incuranti dell'affanno delle loro mogli. Ma non aspettate le vostre mogli. No. Andiamo fino in cima, poi torniamo a recuperarle, se abbiamo la forza. Ah, fate sempre così. Ognuno sale al suo ritmo. Ma avete scelto voi di scalare il Klausen? Avevamo diverse possibilità, ma abbiamo scelto questo perché è più sportivo. È una piccola sfida. La sensazione che si prova quando si arriva in vetta a questi colli è unica. Riuscire a salire con le proprie forze. È fantastico. Insomma, è una vacanza speciale. Diciamo di sì. Poi siamo contenti di tornare al lavoro per riposarci. Allora, Karin, com'è questo Klausen? La prima parte è andata bene, anche se era tutta al sole. Sì, faceva molto caldo, poi era ripida. Sì, era molto ripida. Avete un bel coraggio ad affrontare una salita così. Sì. Oggi è la tappa più difficile. È come la tappa più difficile oggi. Certo, più di 20 km di salita fino a 2000 metri. Salendo verso il Klausen, incrociamo molti altri ciclisti con bici da corsa che apparentemente stanno facendo una vacanza simile a quella dei nostri amici vallesani. Questo fa parte del nostro patrimonio. Ci ricarichiamo guardando il magnifico paesaggio, ascoltando il rumore della natura, le cascate. Ci sono molte cascate qui. E questo aiuta durante la fatica. L'ultimo chilometro. E ne vale la pena. Sublime. Complimenti!
Clausen, 1952 metri. Arrivare in cima al passo del Clausen dopo 23 km di aspra salita con quasi 1500 metri di dislivello ripaga da tutti gli sforzi profusi. Voilà, un piccolo briefing. Allora, buongiorno a tutti e a tutti, saluto tutti. Soprattutto perché oggi qui con noi c'è la RSI. Era la sfida più ardua del viaggio e adesso non rimane che volteggiare leggeri verso alto. Super, t'as raison. Les ombres roulaient un peu trop vite. Ouais, toujours, eh. Ouais, c'est fou le monde qu'il y a. Le voilà. C'est beau. Oh, com'è bella questa statua! Eh sì, il nostro amico Guglielmo Tell. Dopo una giornata così... È una ricompensa. Belle étape. Domani ancora 80 km, se non sbaglio, ma tutta pianura. Prenderemo anche il battello e mangeremo dei gelati. Finalmente le vacanze! Finalmente, i nostri compagni di viaggio sono giunti a metà del loro giro della Svizzera. L'hotel, prenotato dall'agenzia, è a due passi dalla piazza di Altdorf e lì troveranno anche i loro bagagli. Senza i pasti, il costo di una vacanza così si aggira sui 1.100 franchi a persona. Il programma del quarto giorno prevede di costeggiare il lago dei Quattro Cantoni e prima di salutarli, li accompagniamo per qualche chilometro fino a Gersau. Con quegli occhiali mi sembri un prof. Io sono il prof del gruppo. Chiamatemi maestro. Appelle-moi maître. Tutta così fino a Sisikon. Là on va vers l'Axenstrasse. Dai, testiamo le gambe dopo la tappa di ieri. È questo vento che mi preoccupa, porta la pioggia. C'è ça qui risque de nous amener la pluie. Ecco il lago dei Quattro Cantoni. È un ramo? Sì, è un ramo, lo chiamano lago Duri, Urnersee. Urnersee. Lago Duri. Anche la loro agenzia li aveva messi in guardia. In attesa di una futura pista ciclabile, l'Axenstrasse tra Sisikon e Brunnen è troppo trafficata e pericolosa per le bici. Quindi, meglio salire sul treno. Da qui prendiamo il battello fino a... non so più il nome, poi andremo verso Sarnen. Da quelle parti pioverà. Ma siete equipaggiati per la pioggia? Sì, abbiamo tutti una mantellina. Bene, è stato un piacere accompagnarvi, grazie mille. Arrivati a Gersau, Canton Svitto, c'è il battello che li porterà sull'altra sponda del lago dei Quattro Cantoni. Qui li salutiamo, ringraziandoli per averci fatto vivere con loro questo tipo di vacanza, sempre più richiesto anche in Svizzera.